Per dovere di ospitalità, Glaia, facciamo fare la prima domanda a Thomas e a Max. Mi sembra Certo. giusto, ce l'abbiamo qua. Prego, Max. No, tanto io sono onorato di poter partecipare a questo incontro e vi ringrazio per le belle parole, ma di fuori classe ce n'è uno ed è chiaramente Thomas, non ci sono dubbi a riguardo. Parto con una banalità. Come sta procedendo il tuo avvicinamento agli appuntamenti di peso del 2023? Ti senti bene? Tutto procede come previsto? Raccontaci qualcosa. Allora, parto col dire che io a febbraio, la prima settimana di febbraio, sono stato male, ho avuto febbre, mal di gola, raffreddore, la solita cosa che gira in questo periodo. E come l'anno scorso, purtroppo, sono stato fermo 3 giorni e ho fatto un po' fatica a recuperare, per fortuna adesso sono venuto qua a Tenerife. Questa è la seconda settimana che facciamo, quindi sai, insomma, un po' col caldo, un po' con i compagni, che a casa non ho. Magari questa cosa mi sta aiutando un po' a recuperare meglio. Quindi è stato un periodo un po' difficile, come l'anno scorso. L'anno scorso è stato molto più lungo, infatti ho fatto 2 mesi dove facevo molta più fatica. Questa volta ho fatto un paio di settimane. Ho fatto le gare a Losanna non benissimo, non come mi aspettavo, ma visto che sono stato male la settimana prima, insomma, non potevo aspettarmi altro. Quindi per adesso sto un attimo recuperando e poi comunque manca un mese all'appuntamento che per qualificarci per i mondiali, quindi sono abbastanza tranquillo in questo momento. Aglaia, prego. Allora, non so se Thomas lo sa, ma lo sa, secondo me lo sa, uno degli sport preferiti dei giornalisti sportivi, dei giornalisti di nuoto, è indovinare che gare preparerà Thomas Ceccone ogni anno. Cioè, tipo il Toto Ceccone, quest'anno prepara il 100 dorso, no, quest'anno prepara il 100 stile. 2 anni fa tu mi avevi lanciato lì uno, proverò a qualificarmi nei 100 farfalla, quando eri già qualificato nel dorso, volevi tentare il 100 farfalla per Tokyo, quindi tu sei l'unico che può darci queste risposte su cosa stai lavorando. Aggiungo che l'anno scorso in un'intervista proprio di questi tempi disse: io volevo preparare i 200 dorso, ma purtroppo con il Covid non sono riuscito ad allungare il percorso. Quindi diciamo che puoi fare tutto, no, Thomas? Sì, sono sempre stato così, ormai mi conoscete anche voi, mi sono sempre allenato un po' in tutto. Poi a gennaio ho fatto anche un discreto 200 stile da 1,46 e mezzo. Insomma, in questo momento non mi interessa fare solo una specialità, magari mi sono un attimo allungato un po' più a stile, infatti si è visto, ho fatto un 2 stile. Insomma, adesso non voglio, cioè, in realtà non so neanche io cosa preparerò, anche perché sono 5 giorni di assoluti, diciamo che non arriverò al top anche perché sono stato anche male 2 settimane fa, quindi non farò magari tutte le gare che posso fare, magari ne farò alcune in meno, adesso non lo so, vediamo come arrivo. L'importante è comunque qualificarsi, quello è sempre l'obiettivo, che se una gara, due, tre, poi magari ai mondiali ti fanno fare anche più gare. Quindi vediamo, le gare che preparerò, non lo so, il programma non me lo ricordo benissimo, comunque c'è qualche gara magari che è sovrapposta, quindi dovrò scegliere. Però le porte sono sempre aperte a tutte le gare, ovviamente quelle che riesco a fare. Max. Ma l'unico uomo che per 2 volte è andato sotto i 52 secondi nei 100 dorso, perché 2 volte ce l'hai fatta solo tu. Si è mai fatto un'idea di quale tempo possa ottenere su un 200 dorso preparato bene? Sì e no, in realtà serve molto, molto allenamento. Faccio sempre magari il paragone con i 2 stile. Lo stile libero mi viene molto più facile rispetto al dorso, anche perché è lo stile principale che uno fa. E se c'è da fare magari dei 100, passo 2 a stile, è molto più naturale. Ok, dorso faccio molto, molta fatica. Poi sono qua col collegiale con i velocisti, quindi magari mi spingo un po' di più a stile che a dorso.
Un buon due d'orso, sì, se magari lo preparo così in un paio di mesi, magari 1,56, 1,57 in lunga lo posso fare, però penso sempre a lo preparo, magari lo faccio 1,56, però 1,56 dove vado? Cioè, arrivo in finale, mondiali e cosa mi serve questa cosa? Ma a niente, perché ci sono alcuni che hanno obiettivi magari di andare in finale, io è inutile che magari preparo un'altra gara dove magari c'è tanta gente. Non c'è il più forte che magari non so, Rilov, che adesso non gareggia più, che magari fa 1,53 e lì dici gareggio magari per arrivare al secondo, però 1,53 adesso non lo fa nessuno. Però sono tutti fermi a 1,54 alto, 1,55 che non è un tempone, però sono in tanti, magari sono in 8 che fanno sotto 1,56 e se, anche se faccio 1,55 e mezzo magari non mi porta niente, quindi attualmente sì, posso farli magari come i due stile perché è una gara che magari mi piace fare, mi diverte farla e la voglio far bene, ma per un mio personale sfizio, se voglio. Quindi per adesso. Allora, Thomas, cioè, ci hai un po' smontato l'ipotesi, la tesi che avevamo fatto prima della trasmissione, dove i 200 dorso potevano essere una gara un po' povera di, diciamo, di contenuti tecnici, invece tu stai dicendo che è il contrario, no? Sì, sto dicendo che purtroppo manca, non so, il Milak di turno che fa Delfino, ok? Quindi Dominatore. manca un po' il più forte. Adesso, ripeto, Rilo purtroppo non gareggia più in questo momento, quindi tolto lui, secondo me, il campo è abbastanza aperto, in cioè, per qualsiasi tipo di atleta. Non dico che va piano, perché se 1,54 e mezzo non è piano, però comunque magari non è un tempo, cioè, guardando il record del mondo che è 1,51 e 9, siamo abbastanza distanti. Sì, direi di sì. Aglaia, prego. Sì, io con Tommaso volevo fare una piccola riflessione un po' più in generale, so che si è appassionato non solo di nuoto, ma di sport in generale. E di recente ci sono stati gli europei indoor di atletica che hanno visto oro e argento nella gara più veloce in assoluto gli italiani. E non è così scontato, no? Qualche anno fa avremmo detto: ma che succede? Abbiamo visto anche l'atletica essere protagonista, non lo so, dei 100 piani di gare a cui solitamente non siamo abituati a vedere l'Italia primeggiare. E dalle interviste è emerso comunque che Tokyo è stato un punto di cambiamento da questo punto di vista. L'oro di Marcel Jacobs, l'oro della staffetta hanno autorizzato gli italiani a pensare che anche loro possono vincere qualcosa. Pensi che anche nel nuoto Tokyo, le medaglie di Tokyo, di cui anche tu sei stato protagonista, abbiano sbloccato la nazionale italiana a pensare in grande? Sì, sicuramente siamo appunto non solo nel nuoto che magari seguo, ci sono un po' più dentro, ma anche nell'atletica. Come hai menzionato tu, adesso so negli altri sport sinceramente però stiamo crescendo tutti quanti, in qualsiasi sport appunto credo. E questo fa piacere perché fino a un po' di tempo fa non penso sia stata così la situazione. E adesso non so per quale motivo siamo così forti, ok, magari abbiamo più impianti, abbiamo più atleti, più ragazzini che fanno sport di qualsiasi tipo e magari qualcuno di forte viene fuori. Quindi io sono contentissimo di questo perché insomma l'Italia era sempre vista come un po'. Siamo pochi, cioè siamo 60 milioni di abitanti contro magari l'America o comunque le altre nazioni che sono tantissimi. Ci difendiamo, ci stiamo difendendo. Abbiamo vinto anche come medagliere agli europei indoor, o sbaglio? O no? No, non l'abbiamo vinto, ma abbiamo vinto la gara Abbiamo punti. Sì, vinto. la classifica punti, che è quella con i finalisti, si Sì, dà un punteggio esatto. per Che comunque cioè, penso sia una cosa, non ne intendo, ogni. Ah, però penso sia una cosa molto. non mai Ho letto che successa. non era, cioè, non è mai successo una cosa così. Sì. Esatto, quindi è No, una ma cosa dico che Thomas, sono secondo fiero che sia te italiano. esiste un prima di Tokyo e un dopo Tokyo? Cioè Tokyo ha segnato anche nella mente degli italiani, non lo so, possiamo salire sul podio dei 100 rana, dei 200 farfalla, delle staffette, farlo con così tanta
frequenza, no? Rispetto a un'Olimpiadi precedenti dove sì, c'era Federica, c'era Gregorio, ma sembravano solo loro autorizzati a farlo, no? Avere così tante facce diverse sul podio dà una prospettiva diversa anche per Parigi e per i mondiali che da qua arrivano. Guarda, a me è sembrata una cosa non normale, però non so, vedere Nicolò, che adesso è di là anche in camera, Federico, che io ci ho fatto sempre, non so, magari gli Euro Junior assieme, i Mondiali Junior, e vederli su un podio, non so, mondiale o olimpico, mi sembra quasi normale, perché io ho sempre gareggiato con loro, ho sempre pensato che loro... erano molto forti e che se avessero proseguito una certa strada avrebbero avuto certi risultati. Quindi non mi sembra neanche così strano, capito? È una cosa che ho vissuto con loro, ho sempre vissuto, anche io ho fatto i miei podi agli Euro Junior come hanno fatto loro, e poi anche io ho fatto i miei podi mondiali assoluti e olimpici. Quindi è una cosa che non è che mi sorprende molto, capito? E sicuramente fa bene la squadra. Perché vedi uno che va a podio, l'altro che va a podio, dici: ma perché allora non posso andare a podio anch'io? Ovviamente devi avere magari le capacità o comunque le possibilità per farlo. Però se sei lì, dici: cavolo, tutti vincono, Greg vince, Nicolò vince qui, allora perché non posso farlo anch'io? Quindi quella cosa lì sicuramente la squadra gasa molto, galvanizza molto tutti quanti e sicuramente poi aiuta. Ti senti leader di questa squadra, Thomas? Leader no, ok. Leader magari è Gregorio, che c'ha un po' più, che c'ha più esperienza rispetto a me, molta di più, che comunque anche è anche più grande, ha vinto anche molto di più. Lui diciamo che è il leader. Poi io magari se con i nuovi arrivati, magari se serve aiuto o comunque mi chiedono qualcosa, qualche consiglio, assolutamente sì, sono il primo, anche perché... io mi sono trovato ovviamente nella situazione opposta, cioè che ero appena arrivato anch'io e magari non tutti erano così gentili, disponibili, e quindi sto cercando di fare la persona che avrei voluto trovare appena ero entrato magari in Sì, nazionale rido assoluta. perché eravamo assieme, non so, non credo che tu ti ricordi, ti possa ricordare, ma eravamo assieme a Copenaghen in aeroporto, ricordo che eravate al tavolo a fianco a noi, tu e Simone Sabbioni, e insomma, cioè, tu quando avevi bisogno da chi andavi, a chi chiedevi? Lì a nessuno, perché sostanzialmente non c'era C'ero. nessuno che, però C'eri, eh? è vero, però sei un ragazzino che ha 15 anni, che va da uno che ne ha 30 e dice: no, guarda, ho bisogno, non lo so, Non ti non è una cosa guardavano che... neanche, sai. Sì, ma ovviamente magari non do troppo la colpa loro, che okay? Magari era un po' colpa mia che mi isolavo, ma io ero fatto così di mio, quindi è andata così. Poi adesso un po' la situazione si è sbloccata, quindi E quello adesso è... quando hai bisogno a chi ti riferisci? Giusto per. Ah, beh, o all'allenatore che c'è adesso praticamente sempre, tranne i mondiali di corte, che purtroppo ho avuto pro dei problemi, oppure in realtà magari parlo con i miei compagni, però non ci sono più problemi così grossi da dire parlo con chiunque o parlo con determinate persone, cioè problemi alla fine non ce ne sono, ok? Salvo magari qualche imprevisto, quindi sono sempre abbastanza tranquillo adesso. Hai imparato a cavartela da solo. Max, prego. No, beh, ma proprio per come racconta queste storie, credo che lui sia un leader naturale, positivo e quindi un grande punto di riferimento per tutti quelli che arriveranno, no? Visto che comunque il movimento italiano sta sfornando talenti giovani, per questi ragazzi trovare un punto di riferimento di quel tipo fa la differenza. Quindi, meno male che c'è Thomas Chacon. Quello che volevo chiedere a Thomas è la gara principale restano comunque i 100 dorso, cioè da qui a Parigi tutto ruota attorno a quei 100 dorso, oppure hai degli orizzonti un po' più allargati e sei pronto a cambiare qualcosa? Ah, non è, sicuramente io sono pronto a cambiare, anche perché
non so, ipotizzando, ovviamente non sto dicendo che se in 10 nel 2024 fanno 51 e mezzo dico no, non farci 100 dorso perché c'è troppa gente. Sicuramente quando vai all'Olimpiade, soprattutto all'Olimpiade, si va per prendere medaglia o arrivare primo, ok? Diciamo che l'Olimpiade non conta tanto il tempo, questo si sa, lì basta il titolo. Quindi si fanno le gare dove si è messi meglio. E, sempre detto che, non so, magari 100 delfino, o comunque, non so, i due, anche se non faccio, una persona gareggia e sa di arrivare secondo, ok? Perché con Milak, se continua a fare i tempi che sta facendo, da 3 secondi al secondo, e chi gareggia dice ma io devo gareggiare per arrivare al secondo, io insomma devi un attimo capire che gare fare. Dire che gira tutto attorno al dorso, no, perché ripeto, io sono aperto anche magari a fare 100 delfino o 100 stile e non penso altre gare, perché ripeto, due stile anche sono abbastanza chiusi, cioè chiusi. C'è il primo che è praticamente inarrivabile, 1.42 adesso è una roba folle. Quindi diciamo che ho tre spiragli, i tre da 100. Poi se varranno magari altre gare così, o magari non c'è nessuno, si proverà magari a fare altre gare. Però alle Olimpiadi si va con un obiettivo, con poche gare fatte bene, e si cerca di fare il meglio possibile. Sai che il pubblico italiano... Il pubblico italiano vive questa grande rivalità con la Francia, no? E da più parti si sente dire, ci piacerebbe vedere Thomas nei 200 misti, perché in tanti reputano che tu possa vincere quella gara, nonostante la presenza di un francese molto, molto forte. Cioè, il tuo pensiero sui 200 misti in Vasca Lunga qual è? Il mio pensiero è che mi sono rotto c'è le un 50 anni di troppo di dire questa domanda ogni volta, e penso vado avanti da 4 anni, cioè da quando ho smesso di farli, e il discorso è che ho letto un articolo su Insam, che adesso non so chi ha scritto, se ha scritto Glaio, non mi ricordo chi, dei 4 da 100 messi assieme come una staffetta. E ha messo il tempo, c'era primo Andrew che faceva tipo 3.31, sì. E poi qualcun altro 3.32, Phelps, che era anche, faceva più di me, Phelps, ma anche Lochte, e lì non vuol dire niente, perché i 4 da 100 staccati e 200 misto con tutti e 4 gli stili attaccati è completamente una cosa diversa, quindi non è detto che se io faccio i 4 stili più forti di tutti, di sempre, vuol dire che il 2 misto allora debba venire per forza forte. E ti devi allenare, è un'altra metodologia di allenamento rispetto magari a un 100, è molto di più sui cambi di stile, sui 50 pianoforte, non è come allenare uno stile solo, ok, sono 4 stili da allenare, devi allenare tutti assieme, quindi no, è completamente una cosa diversa. Se non lo alleni non può venirti, soprattutto in lunga. In corta magari riesce ancora con le subacquee, però in lunga è completamente diverso. Io attualmente anche lì ci sono tanti atleti forti che nuotano 1,55, e anche lì siamo un secondo e mezzo dal record del mondo. 1,54 non lo fa nessuno, non l'ha mai fatto più nessuno rispetto a Phelps e Lochte, quindi anche lì siamo in cerca di uno che riesca a fare veramente tempi bassi, e non c'è un leader. Quindi sinceramente in questo momento non li sto allenando tutti assieme, infatti li sto allenando staccati, facendo magari dorso, stile, delfino, rana, qualcosina, ma anche lì non attaccata agli altri stili. Quindi diciamo che per adesso non sono neanche più interessato a fare questa gara in lunga. Magari la proverò, sì, a fare qualche meeting così, ma di grande obiettivo non penso. Anche perché il programma non penso me lo permetta, perché c'è sempre forse un'altra gara che o è 100 stile o 100 dorso, quindi anche lì... Se li fai devi fare quelli, non è che puoi... Sì, esatto. Però comunque no. dovrei togliere un'altra gara, perché io ho smesso di fare per quel motivo lì, perché in qualsiasi competizione mi sta c'era o 100 stile o 100 dorso lo stesso pomeriggio, ed erano anche molto vicini, quindi
una delle due, certo. Tutte e due. Max, io quella domanda lì gliel'ho fatta nel 2019, lui mi ha guardato e mi ha detto fidatevi di me, e effettivamente ci siamo fidati e Glai abbiamo fatto bene a fidarci. No? Non è andata male, diciamo che, cioè, è facile dirlo da parte nostra, però con Thomas più o meno dove cadi abbastanza in piedi, e poi di fatto ha ragione, i misti sono il quinto stile, non sono l'evoluzione degli altri quattro, tant'è che sono veramente poche poi le persone che possono fare i misti e uno stile ad altissimo livello, perché la costruzione è diversa, perché appunto poi non è sempre, anche solo l'ordine stesso in cui sono stati disegnati i misti obbliga a fare delle scelte, delle preferenze, quindi è di fatto una cosa a parte. Torno solo un pochino indietro dicendo che conosco un paio di persone che la firma sull'argento olimpico lo metterebbero, anche se l'oro è già disegnato. Certo, però è bellissimo che Thomas non ragioni così. È la cosa più bella di questa intervista, sapere che per Thomas non si può dare per scontato, cioè non si può lasciare ad altri l'oro olimpico. È la cosa più bella. No, beh, hai ragione. Cioè, nell'argento olimpico in singola, cosa gli puoi dire? Però sai, non è l'oro. Cioè, tra essere primo ed essere secondo cambia completamente. Cioè, non che non ti ricorda nessuno se arrivi secondo, però se arrivi primo cambia completamente tutto. E la differenza può essere anche di un centesimo. Quindi diciamo che l'oro è la cosa principale che uno punta. Ripeto, se uno comunque è in finale... Può permettersi di farlo, certo. Esatto, certo, esattamente. Certo. Poi, ovviamente, se io nel 2021 che avevo il dodicesimo tempo nei 100 dorso arrivavo terzo, cosa ti dico? Sì, anche la differenza tra il terzo e il quarto posto fa una certa differenza, diciamo. Sì, anche sì. E io non è che potevo pensare di arrivare primo o di fare chissà che cosa. Ho fatto la mia gara, ho fatto dei tempi molto molto buoni ed ero contento così. Però ovviamente adesso che magari non ho la possibilità si punta un po' più in alto. Max, prego. Ma insomma, resto mirato. Penso di poter migliorare il tempo dei 100 dorso. Ti ho sentito parlare di 50 e mezzo, quindi vuol dire che la tua testa è già proiettata su quel tempo. 51 e mezzo, perdona. No, perché mi hai detto ci possono essere 12 atleti da 51 e mezzo, no? Un domani. Beh. Sicuramente ho letto anche un'intervista di Murphy che diceva che nel 2024 sicuramente ci saranno più atleti che nuoteranno sotto i 52, e questo penso sia fisiologico, perché un atleta cresce, migliora e ovviamente faranno meno. Io penso di migliorare quel tempo, adesso ovviamente non è che ti posso dire faccio 51.0 così l'anno prossimo, ovviamente c'è tanta strada da fare. Poi ripeto un'altra volta, all'Olimpiadi non devi andare lì e fare il tempone, basta solo vincere, per quanto mi riguarda. Cioè io posso andare lì, vincere anche con 52.5 va benissimo, sì. C'è chi mi può dire no, ma hai fatto 52, io sono campione olimpico e basta, le Olimpiadi sono fatte così. Quindi è completamente una gara diversa rispetto al mondiale, che lì magari dici no, voglio fare il tempone, voglio fare 50 e mezzo anche. Però poi se alle Olimpiadi vai e fai 51 e mezzo e gli altri fanno meno, lì hai perso. Però ti sembra realistico effettivamente, in un momento in cui i russi sono al palo, vedere tanti atleti a 51 e mezzo, anche alla luce di come sono andati gli ultimi mondiali? 51 e mezzo no, ma sotto 52 sì. 51 e 9 secondo me nuoteranno, penso in 5 persone, penso che lo nuoteranno. Sono abbastanza certo di questo. Poi mi aspetto che si vinca magari con 51 e mezzo, così, 51 e 4. Non penso di meno, a meno che non salti fuori chissà che cosa, e non penso neanche di più, perché... penso che alle Olimpiadi l'atleta arriva o comunque cerca di arrivare al massimo della forma. Thomas, io devo dire, ho apprezzato una cosa sia di te sia di Alberto Burlina, perché l'anno scorso a Budapest avevate tutte le possibilità, dopo aver vinto
i 100 dorso di alzarsi, di alzarvi e dire guardate bene che cosa abbiamo fatto, perché non tutti credevano in Thomas Ceccon, non tutti credevano in questo binomio. Vi siete dovuti mordere la lingua per evitare di fare polemiche, oppure è venuta così? Cioè nel senso... No, no, certo, sì, a molti ovviamente bisognava dirgli qualcosa, però io e soprattutto Alberto non siamo fatti così, e anche lui mi ha insegnato, ma soprattutto anche la mia famiglia, che non è che, cioè, se faccio qualcosa poi devo andare a dire all'altro no, ma guarda, ho fatto così adesso, devi stare zitto. Magari lo pensiamo, perché effettivamente magari è così, cioè quello che faccio io e quello che fa Alberto, quello che facciamo assieme, ha funzionato, e le persone che mi dicono no, ti alleni poco, no, sbagli l'allenamento, io ho fatto quello che ho fatto seguendo quello che mi ha detto Alberto, ok? Quindi... quello zitti così era anche per loro, insomma. No, quello no, no, no. Scherzo. No. Però, cioè, capito, adesso come adesso posso dire la mia, diciamo, e se qualcuno appunto mi dice no, stai sbagliando, no, e io, ragazzi miei, io ho fatto quello che ho fatto grazie ad Alberto, cioè ho fatto col mio allenamento, non con gli allenamenti di altri o che mi hanno detto altro, magari qualche accorgimento sicuramente, però non con le tecniche di altri o seguendo consigli di allenamento di altro, ok? Quindi sicuramente c'è qualcuno che ha parlato troppo e continuerà a parlare, ma quelli ovviamente ci sono e fanno bene, perché quando leggo dico ma cosa stai dicendo questo, aspetta che magari no, insomma, credo che li abbiate fatti abbastanza tacere, ecco, non sì, credo che sì, parleranno più tanto, però ecco, quello che posso dire è che con Alberto Burlina basta parlarci. Io ho fatto una lunghissima chiacchierata a Bolzano a penna chiusa così, e devo dire che sono uscito da quella chiacchierata tranquillo, sereno, eravamo nel 2018, dicendo a tutti che secondo me Thomas Ceccon era nelle mani giuste. A chi diceva ma sai è un allenatore di provincia di qua e di là, per me ho detto io ho sempre sostenuto, parlando tanto con Alberto, che era l'uomo giusto, e sono stato contento che sia che insomma che abbiate vinto assieme, perché quello era il binomio giusto. Glaia, prego. Sì, io mi vorrei collegare proprio a questo, entrando un attimo nel dettaglio di questa tua domanda, perché secondo me è importantissima. Io ho avuto anche modo di vedere con i miei occhi Thomas allenarsi, è proprio questo binomio, no, tra Thomas e Alberto, ed è chiaro che c'è qualcosa che sanno solo loro, e soprattutto che ci sono delle tempistiche molto particolari nel loro allenamento. Poi adesso non voglio e non entro nel merito di svelare i tipi di allenamento di Thomas, però esce un po' dalle dinamiche normali, no? Mi è capitato molte volte di vedere Thomas recuperare fuori dall'acqua, che capisce di nuoto è una cosa impensabile, no? Vederlo seduto sul bordo, cose che magari uno dice ma cosa sta facendo Thomas, no? E ci sono cose che loro sanno, che sono i loro equilibri, che magari è anche il motivo per cui probabilmente Thomas farebbe più fatica, penso, ad allenarsi in un gruppo, e anche se a volte ne ha bisogno, no? Come ha detto, essere a Tenerife in un gruppo fa bene, poi però a casa a Thomas penso faccia bene questo dualismo con Alberto. Quanto conta nella vostra consapevolezza il risultato ottenuto? Cioè, per voi, che eravate già molto convinti di quello che stavate facendo prima di un record del mondo, di una medaglia, più medaglie, e dopo, cioè è diverso il vostro rapporto nella vostra consapevolezza del progetto che avete, o non è cambiato niente perché voi sapevate già dove stavate andando? Io quando sono arrivato a Verona, cioè il mio arrivo a Verona era... lo chiamavamo Progetto Tokyo, ok? Cioè, andavo a Verona, cioè mi sono trasferito a Verona per poter andare a Tokyo, ok? Quello era l'obiettivo principale. E ovviamente io ho sempre lavorato più o meno nella stessa metodologia, ho lavorato sempre, quindi poi non è che abbiamo detto no, ma dobbiamo andare ai mondiali, fare questo, dobbiamo andare agli europei, vincere. È stata tutta una conseguenza, ovviamente il record del mondo... ripeto, è venuta perché mi sono allenato tanto, non siamo arrivati lì e abbiamo detto no, andiamo ai mondiali, facciamo il record del mondo, facciamo questo, facciamo quello. Io ho sempre lavorato, ho sempre cercato di arrivare in forma alle competizioni e fare sempre il mio meglio, e fino adesso penso di esserci riuscito.
quindi sono sempre stato molto tranquillo, anche lui, e ho sempre lavorato bene. Poi, come dici tu, io a casa da solo purtroppo adesso faccio un po' fatica. Ok, questo è un appello a tutti quelli che vogliono venire ad allenarsi il metodo Cecon. Sì, faccio fatica perché, sai, magari la chiacchiera, lo scherzetto così con gli altri ti fa anche passare molto di più l'allenamento, ok? E questo qua a Tenerife lo sto trovando molto. E magari ti passa ed è molto più divertente rispetto a star da soli. Occhio che arriva la fila, No, quello purtroppo mi manca, però no, sono contento così. La cosa, Alberto è molto, lui ha fatto anche preparatore atletico di pallavolo, ha fatto moltissime cose nella vita, non solo allenatore, quindi ha molte esperienze in qualsiasi magari campo, e sai, magari te le trasmette queste cose, lui anche, cioè lui penso sia l'unico, non so, non voglio dire una cazzata, l'unico allenatore in Italia che magari mi fa anche la palestra, perché lui mi fa sia la palestra che l'acqua, quindi tutti e due, non c'è un preparatore atletico che mi segue, c'è solo lui, e non so se c'è qualcun altro allenatore in Italia che fa una cosa del genere, e qui questa cosa la apprezzo molto e penso che dia valore aggiunto anche a questa coppia. Io con lui mi sono sempre trovato da Dio. Beh, sai, lui in un certo senso è un po' la risposta a quello che io cerco di in qualche modo inculcare nella mentalità italiana, no? La multidisciplinarietà, che ci deve essere anche a livello tecnico, cioè non solo l'atleta deve aver provato più cose, ma l'allenatore che è in grado di mettere assieme più discipline diverse, è un allenatore più forte, che ti insegna ad affrontare i problemi. E forse la grande serenità che ha Thomas nello spiegare il suo percorso, le loro idee, quello che sarà, è figlia di quanto questo allenatore ha saputo costruire. Quindi io sono assolutamente ammirato, perché tante volte parlo di multidisciplinarietà e mi guardano come un alieno, ma in realtà è la base per essere atleti più forti, non c'è niente da fare. Assolutamente sì, io ti faccio l'ultima mia domanda, poi preparatene una a testa voi due. Nella stagione praticamente perfetta passata, c'è qualcosa, un piccolo rimpianto, qualcosa che ti è rimasto qua, oppure va tutto, è tutto da incorniciare, Thomas? No, penso sia tutto da incorniciare, ovviamente. Vincere sempre non si può, ok? E penso che anche magari in un percorso fatto del 2022, come lo chiami tu, perfetto, magari anche la sconfitta può dare il suo senso di qualcosa in più, capito? Quindi ci sta anche, magari ho perso il 100 dorso, magari sono arrivato quinto, sesto nei 50 alle fine mondiali, anche quello secondo me aiuta a non solo a vincere, ok? Quindi diciamo che ho fatto il possibile, e più contento di così non potevo essere, perché se fai il possibile, se fai tutto quello che puoi fare, che rimpianti puoi avere? Nessuno, quindi io. Nessuno, e non ne devi avere. Esatto. Aglaia, prego. Cosa hai fatto dell'NFT vinto per il World Record? Niente, ce l'ho ancora lì, ce l'ho ancora nel profilo e lo tengo lì per ora. Quindi niente di speciale. Spiega agli umani cos'è l'NFT. Ci sarebbe da fare il discorso. No, l'ho detto perché lui comunque è appassionato della materia, quindi. Sì. Va bene, lo spieghiamo un'altra volta anche perché siamo Sì, in chiusura. Max, esatto. l'ultima domanda. Rapidissimo, hai vinto praticamente in tutte le categorie, a livello senior hai medaglie di peso in tutti gli eventi di rilievo. A che punto del tuo percorso ti senti? Cioè, siamo all'inizio di qualcosa di grandissimo che arriverà, oppure per certi versi ti senti già appagato perché hai già fatto tantissimo e più di quasi tutti gli altri italiani del passato? Appagato no, e ti dirò anche che ho letto un'intervista di Gregorio dove diceva che lui sognava, insomma, l'oro olimpico,
e una volta che aveva raggiunto l'oro olimpico, ho visto l'intervista in sua post gara, diceva io sognavo questo da tutta una vita, però comunque adesso voglio raggiungere altre cose, voglio altre medaglie, e non si sentiva pagato neanche se aveva vinto l'oro olimpico. E io sinceramente in questo momento, se io l'anno scorso, non so, potevo anche smettere di nuotare, ok, ho vinto il mondiale, ho fatto il record del mondo, ho vinto 6 medaglie agli europei, cose che magari certi atleti non fanno in una vita. E però continuo a nuotare perché prima di tutto mi piace, ok, poi sono giovane e voglio non vincere ancora, però voglio vedere dove riesce ad arrivare il mio corpo, cioè fin quanto riesco a spingermi, ok, fin quanto, non so, adesso mettiamo, ipotizziamo i 100 dorso, voglio magari provare a fare, non so, 49,9 nel 100 dorso in lunga, per dire, voglio provare a vedere dove riesco ad arrivare fisicamente. E quindi questo passo qua mi spinge molto molto avanti, non tanto i titoli, no, voglio vincere qui, quello sicuramente, però voglio vedere dove riesco a spingermi oltre. E noi ti cerchiamo di spingere anche noi da fuori con il nostro tifo, in qualche modo per aiutarti a raggiungere il limite, il massimo. Fino adesso ci hai fatto divertire tanto, sono sicuro che ci farai divertire ancora e che ti divertirai ancora tanto. Io ringrazio Thomas Ceccon per essere stato con noi quest'oggi, è stato un piacere e un onore. Ringrazio Max Ambesi che come al solito aggiunge cose preziose alla nostra trasmissione. Ringrazio anche Aglaia Pezzato per essere stata con noi. La prossima settimana, Aglaia, chi abbiamo? Abbiamo un altro dotato di molte capacità e multidisciplinarità che piacerebbe a Max Ambesi, abbiamo Alberto Razzetti. Che piace anche a Thomas Ceccon, perché insomma so che sono molto amici. Oddio, molto amici no, però mi piace perché adesso piccola, è uno dei pochi in Italia, anzi penso l'unico, che riesce comunque a fare più stili, misti, delfino, poi anche fa stile discretamente bene. Non ha paura di nulla. Esatto, apprezzo molto quel fatto lì, perché in Italia sei molto monostile e lui è uno dei pochissimi, forse siamo io e lui che facciamo più stili, quindi questa cosa di lui l'apprezzo molto, anche se non è che siamo super amici, perché ovviamente Vi ho visto ogni tanto lì vicino in tribuna, sì, parlare. Sì, assolutamente sì, siamo amici, però di quella cosa lì lui penso sia molto molto dotato, quindi spero. Bene, allora lo sentiremo la prossima settimana, grazie Thomas, grazie a tutti voi che ci avete seguito, giovedì alle 21 come sempre con Swim to You, ciao a tutti.